Grazie Presidente, l'interrogazione tocca alcuni temi, in particolare quello del rovistaggio. Come sapete il rovistaggio dei rifiuti non è contemplata dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed è possibile perseguire solamente la condotta di chi commette l'abuso solo se tale attività sia poi seguita da un concreto abbandono dei rifiuti nel suolo pubblico e soprattutto tutto questo trova materiale e concreta applicazione solamente se la polizia locale coglie in flagranza l'autore del reato. È estremamente deprecabile questa assenza. Devo dire che noi ci siamo trovati a applicare un regolamento particolarmente risalente che nessuno aveva mai pensato di aggiornare sino ad oggi, lo stiamo facendo, e nel nuovo regolamento di polizia urbana, che è ancora in fase consultiva interna ma che quanto prima verrà sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante, è stato elaborato un apposito articolo che prevedendo il divieto di tenere alcuni comportamenti tra i quali rientra appunto il rovistaggio nonché il trasporto anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili dei rifiuti prelevati dagli stessi, consenta poi di avere un adeguato apparato sanzionatorio. Quindi ci stiamo muovendo innanzitutto a livello regolamentare per disciplinare una fattispecie che oggi non è prevista e che quindi dà luogo a il primo dei fenomeni contemplati, che è quello del rovistaggio. Per quanto riguarda tutta la parte ovviamente dei rifiuti che vengono abbandonati, c'è poi da dire che le condizioni nelle quali ci siamo trovati, quindi il fatto che la raccolta differenziata porta a porta non sia stata ancora estesa in modo capillare e quindi ci troviamo dei cassonetti stradali, anche questi favoriscono questa tipologia di attività. Quindi ovviamente l'amministrazione sta mettendo in essere e ponendo in essere un nuovo piano rifiuti con delle azioni che peraltro sono già state avviate. Ad esempio abbiamo aumentato la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, scusate, per le utenze non domestiche, che prima non era previsto, e entro novembre di questo anno dovrebbe essere estesa poi a tutta la raccolta non domestica e tutti gli esercizi commerciali di tutta Roma. Adesso in fase sperimentale abbiamo iniziato due municipi. E anche questo toglierà, come dire, materiale o linfa a questo tipo di attività. Ancora, per quanto riguarda i mercatini abusivi, ovviamente l'attività di polizia locale è estremamente attiva nel contrasto di queste forme di commercio chiaramente illegale. In particolare per quanto riguarda il mercato parallelo di Porta Portese Est nel municipio di Roma 5, municipio di Roma V, che solo nel mese di febbraio ha portato a ben 28 sequestri amministrativi. È evidente che i blitz non servono se non sono seguiti da attività collaterali, che sono da un lato il presidio della zona presso la quale si fanno i blitz e bisogna poi risalire la filiera del commercio abusivo, non solo per il commercio che proviene da rovistaggio ma anche per commercio che proviene da altri tipi di fonte. Attività che stanno ponendo in essere, sono noti i sequestri di alcuni magazzini fatti in tutta Roma nelle ultime settimane. In termini di prevenzione, l'ausilio, uno dei mezzi d'ausilio anche più validi risulta essere quello del volontariato, utilizzato nel caso di specie presso il centro commerciale Insieme di Viale della Primavera, ha consentito l'eliminazione, parziale eliminazione del problema grazie alla costante presenza del personale dell'Arma dei Carabinieri in congedo. Quindi stiamo utilizzando e stiamo collaborando con tutte le forze presenti. Ancora, per quanto attiene al proposto potenziamento del corpo dell'arma, anche qui come sapete noi ci siamo trovati con un concorso, il cosiddetto concorsone, che era bloccato. Abbiamo sbloccato le procedure, abbiamo sbloccato il concorso dei vigili che porterà a breve all'ingresso di 300 nuove unità. C'è da rimarcare come purtroppo il blocco del turnover non sia un provvedimento nella disponibilità di questa amministrazione o nella disponibilità delle amministrazioni locali, perché evidentemente c'è una disciplina legislativa che vincola gli enti locali alle assunzioni di personale e questo ovviamente lo scontiamo un po' in tutti i settori. Detto questo, entro l'anno comunque arriveranno
ci saranno nuovi ingressi. Contestualmente è stata riattivata una task force con le diverse componenti delle forze di polizia, la cui attività mira a perseguire l'illecito commercio e conseguente abbandono di materiali industriali quali pneumatici, elettrodomestici e ancora rottami che sono troppo spesso oggetto di roghi tossici. Quindi in definitiva l'amministrazione sta cercando di perseguire un'azione coordinata tra azioni regolamentari, azioni di contrasto, azioni di prevenzione, proprio per cercare di debellare il fenomeno a tutti i livelli. Grazie.